Altra discriminazione vergognosa, mi ricordo sempre alle forze di polizia, alla mia categoria. Rete 4, tutti felici di andare su Rete 4, quindi arriva il permesso di filmare, di dialogare e di pubblicare un intervento di una forza di polizia, polizia provinciale. Se lo chiedo io, c'è il disinteresse, c'è il divieto a fare riprese, il divieto a dialogare con forze dell'ordine durante un controllo di polizia, a dialogare, a pubblicare almeno il viso delle forze dell'ordine perché nessuno è autorizzato. L'autorizzazione sicuramente ci sarà stata, secondo me non l'hanno neanche chiesta, perché è evidente che interessa a tutti andare su Rete4. Invece, sullo YouTube di vannizagnoli.it, su una testata giornalistica provvista di rock, mai per idea, perché la reazione poi è quella di criticare le forze dell'ordine, il loro atteggiamento negli interventi quando ne ho bisogno io con gli inquilini morosi e violenti, e anche di fronte all'inflessibilità nei miei confronti da sempre di forze dell'ordine che loro stesse hanno comportamenti non impeccabili. Ecco. Però la discriminazione di testata, Rete 4, tutti contenti, vannizagnoli.it. Non l'autorizziamo a divulgare questo filmato.